Hello, hello, hello. Check, check, check. Hello. Hello. Check, check, check. You good? Okay. All right. Okay, good, we can hear. I can hear me now. Yeah. I'm breaking my own protocol. Ciao, buongiorno. Buongiorno. How's everybody doing? Good. Any thoughts or reflections the past 2 days from what we've gone over? Let's hear some of them. Ieri pomeriggio ci siamo persi, secondo me, nelle chiacchiere da bottega. Io preferisco imparare. È una mia richiesta. Yes, yesterday, I think that yesterday afternoon they got kind of stuck, lost, like chatting. He would like to learn more. Tell him you're all going to learn more. Tutti quanti imparerete di più. What in particular was something that you all may have been stuck on? Quale, secondo voi, secondo lei, qual è appunto la cosa sulla quale ci siamo bloccati, ci siamo persi? Che cosa in particolare? Non ho idea. Non c'è una cosa in particolare? No. Perché non si parlava di un argomento, si andava, erano nostre impressioni su delle cose, ma non c'era un argomento in particolare. Anche se poi mi è stato utile perché mi ha dato un paio di input importanti da poter fare. Right. I think one of the things that I think is useful in, well, once we get to the end of the week, I think it'll make more sense, especially when we do the design mm-hmm. exercise, mm-hmm. is you're able to see how all of these things are tied together. Mm-hmm. Quindi vedrete, avrete modo di vedere come tutte le cose di cui parliamo sono tutte legate quando appunto faremo degli esercizi pratici, vedremo la progettazione nel concreto. Because I think what happens is, because there's so many different topics and then those topics are related to so many other factors, and trying to cover all of those things, it becomes difficult to make sense of all of it as one linked entity. Poiché ci sono tanti argomenti che sono importanti da toccare, ma ognuno di questi poi va a richiamare altri fattori, ed è difficile ovviamente, per cercare di parlare di tutti quanti, di tutti questi, è difficile cercare di metterli insieme, di avere poi una visione appunto dell'insieme in cui tutto è connesso ed è più chiaro. I think what happens is you, as the material sinks in and is absorbed and understood better, and as we get into more design-related discussions, it's like it's the difference between looking at the ground from 50 feet in the air and like 50,000 feet in the air. Mm-hmm. Man mano che andremo avanti, riuscirete ad assorbire, a metabolizzare meglio tutte le informazioni e avrete piano piano una visione più globale, più chiara. È un po' come guardare, diciamo, un pezzo di terra da vicino piuttosto che guardarlo
avere una visione dall'alto, quindi più chiara dell'insieme. It's like the analogy of the ant on the Persian carpet. The ant doesn't have the benefit of seeing the beauty of the organization, the beauty of the patterns on the Persian carpet, because the ant's on the carpet. If the ant is able to climb higher and see the carpet from another vantage point, then he's able to see the all of the order. So we're like the ant trying to climb to a higher place so he can see the patterns. Mm-hmm. So you can see the organization of everything. È un po' come quando la formica sta lavorando, sta componendo e appunto sul terreno non ha la visione d'insieme di quello che sta realizzando. Una volta che poi sale sulla montagna, diciamo su una parte più alta, vede quello che ha realizzato e lo ha tutto più chiaro. Quindi è un po' questo il senso. Does that make sense? Yeah. È chiaro? So today, you know, we're going to continue talking about water, and then also about the earthworks that go along with creating storages for water, ways of storing water. Quindi oggi parleremo dell'acqua e dei lavori di sterra, i movimenti di terra necessari per lo stoccaggio, per creare dei nuovi sistemi di stoccaggio per la raccolta dell'acqua. And how that is a very essential part of the entire concept, which is the foundation of design. Il che è una delle parti più importanti di tutto la progettazione che vogliamo appunto realizzare. Can I hear from? I'd like to hear more from the class, mm-hmm. if possible, because I'd like to have some more feedback. Per quanto riguarda gli altri, avete altre riflessioni al riguardo? Mm-hmm. Perché il fatto di stare molto in qualche modo deconcentrando un po', mm-hmm. cioè troppo tempo in aula sta un po'. Mm-hmm. You would like to do more practical things, because staying all the time in the classroom is kind of is hard and deconcentrating them. Well, I think today, one of the Nazia and I have been talking about what else we can do to try to break up the class. But I think today one of the things we had discussed doing was we want to turn the compost pile. Mm-hmm. Per esempio oggi ne ha parlato anche con Ignazio per movimentare un po' la lezione. Oggi andremo a girare il compost, a rovesciare. Sì. And we had also talked about walking the farm. Cammineremo per la fattoria. And I think it'll be especially beneficial after going over more of the discussion about water and contour and being able to capture water. Il che, dopo aver parlato appunto di questi sistemi per la raccolta dell'acqua, sarà molto proficuo. Okay, so more? Altri commenti? Quindi se gli fosse venuto in mente qualche altro suggerimento per poter ripristinare, diciamo, il suolo. She would like to know if you have thinking about the problem that they have with the soil degradation, if you have some kind of suggestions to for the soil to the soil improvement. Absolutely. Have you thought something? We're going to cover the topic of soils, I believe, tomorrow. So hopefully we'll finish water and earthworks today, mm-hmm. and we'll cover soils tomorrow, and you'll be able to see how the two are linked. Oggi finiamo l'argomento dell'acqua con i lavori di sterro, e domani, quando parliamo del suolo, riusciremo a legare tutti gli argomenti. And I think in talking about
I'm going to show more examples. Vi farà vedere più esempi. Of how water and earthworks will link into the soils discussion tomorrow. Just so show examples of how doing the earthworks and handling the water, basically it automatically starts to improve soils. Su appunto come effettuare i lavori di sterro per la raccolta dell'acqua che sicuramente porteranno dei vantaggi per il ripristino del suolo. Okay. Quindi c'è una piccola variazione al programma. Oggi non è del suolo. Però lui dall'acqua si ricollega all'earthworks, quindi all'earthworks. There's a bit of a change in the program because you should have talked about soils today. Because the reason why it makes sense for the water and the earthworks discussion to take place is because they are linked, they are intimately linked. Ha fatto questo cambio nel programma perché effettivamente l'acqua e il tema dei lavori di sterro sono legati, sono connessi. Quindi you end up going into each one just as a matter of, you know, the discussion of the topic, so non avrebbe senso parlare di uno in maniera separata dall'altra. Yeah. Dall'altro. And sometimes in, I'll give you an example. When I took my course, I had soils my second day of the class. Nel mio caso, quando ho seguito io il corso, mi hanno parlato del suolo il secondo giorno. It happened to be because we had a sort of the resident soil expert happened to be on the farm the day that I had the lesson. Questo perché proprio quel giorno, il secondo giorno del corso, c'era un esperto proprio in materia di suolo, quindi hanno sfruttato la sua presenza. So they wanted to take advantage of the fact that he was there. Quindi appunto hanno approfittato della sua presenza. So in but I'm happy that happened because in having soils, the soils discussion so early in the course, everything else made that much more sense. Però in quel caso gli è servito molto perché, avendo parlato del suolo il secondo giorno, tutto il resto gli è stato molto più chiaro. Because what you realized in designing ultimately your product, your ultimate product was going to be soil. Perché alla fine nella progettazione l'obiettivo finale, il prodotto finale è proprio il suolo. You came to appreciate just how important it is within the context of everything that we're attempting to do. E si finisce per capire l'importanza, quanto sia importante il suolo all'interno del contesto di tutte le cose che si stanno realizzando. Okay. Io invece volevo chiedere, siccome noi dall'inizio del corso, anche con Dagli Saviana, abbiamo visto molti esempi di applicazioni pratiche. Since the start of the course, they have been seeing many practical examples of how to do things that they were learning. Che però si riferiscono a parti del mondo molto lontani geograficamente, ma anche da un punto di vista delle caratteristiche climatiche, da quelle che potrebbero essere le nostre immediate necessità di applicazione. But the examples that have been done are very different from the situation that they have here because of the weather, the climatic factors, the soils, everything else. Volevo sapere se lui conosceva in Italia un progetto che per lui è significativo, che per noi potrebbe essere interessante analizzare. So do you know an Italian project, a project here in Italy that you think it could be useful and interesting for them to learn about, it could help them, magari, because maybe it's more close to their situation. Dove si trova questo giardino? Non hanno dovuto fronteggiare dei problemi idrici o il fatto che fosse, che sono un'esperienza urbana, qualcosa di anomalo, è proprio un posto in campagna dove sono state fatte delle applicazioni pratiche di permacultura. Quindi the only place that they know here in the neighborhood is a place in the north of our region, of Puglia, which is a garden,
But in this place, they had no actual problems, for example, water problems. Right. It was the good way to show permaculture, but the conditions were not so harsh. The example, probably the best, I don't know of any examples in Italy to point to per se. However, there are examples that I think would be very similar and very good to look at that are in southern Europe or within the Mediterranean region where the conditions are very, very similar. Non conosce un progetto in Italia, realizzato in Italia, però vi può far vedere degli esempi di alcuni progetti realizzati in circostanze molto simili, sempre a livello della zona del Mediterraneo o dell'Europa meridionale. In particular, I'm thinking of southern Spain, southern Portugal. Quindi Portogallo del sud, la Spagna del sud. Greece. Grecia. And Turkey. E Turchia. Yeah, so. I'll make a note of trying to pull up those examples. Cercherà appunto di si appunterà il fatto che dovrà parlarvi di questi esempi. And again, I think some of the dry land examples would be very good to cover because it's basically what you have happening here is a less severe version of what's happening in many of the per voi saranno anche interessanti gli esempi di quei posti in cui con la terra arida, perché sebbene qui la situazione non sia così grave, però per certi versi è molto simile. Diciamo che questi esempi sono l'estremo di situazioni gravi. Because your problem here is it's not like the fact of the matter is you do have a relatively speaking, a decent amount of precipitation. Il problema è che qui avete, relativamente parlando, una quantità di precipitazione decente, nel senso di giusta più o meno. You know, you have 500 to 700 millimeters of rain. Circa 500-700 millimetri di precipitazioni annue. That's significant, especially when you compare it to many of the places that we often deal with that are, you know, looking at maybe 70 millimeters, 100 millimeters. Che comunque è una quantità notevole se paragonata ad altre situazioni in cui le precipitazioni sono di 70 millimetri annuo, quindi. And much higher temperatures. E con temperature ben più alte. For longer periods of time. Per periodi di tempo molto più lunghi. And there are areas that are they're much more exposed. E per zone che sono molto più esposte. So those are very good places to look at because many of the same suggestions we would have for that place for those places we would certainly suggest for here. Però è interessante vedere questi esempi perché molte delle idee utilizzate in queste zone possono essere utilizzate anche qui. And again, in talking through the, you know, more of the water harvesting options, I think you'll begin to see, given what you know of this place, you'll begin to see what is most likely to be the best approach for how to apply these ideas here. E conoscendo la situazione del posto, vedendo tutti gli esempi dei vari sistemi di raccolta dell'acqua, potrete riuscire a capire quale di questo potrebbe essere più utile, più realizzabile qui per voi, avendo a disposizione questo suolo. So, I guess, anyone else? Altri commenti, domande? Sempre, diciamo, riguardo al nostro clima e anche alle nostre tipologie di piante, se magari possiamo chiaramente anche domani approfondire sulla food forest e quindi anche su consociazioni di piante mediterranee o anche diciamo I would like to know more about the food forest, the gills, the plants that can be used here in their situation also tomorrow if you cannot do it today. I can definitely touch on some of that today. I, for example, I'll bring up
some of the planting list, the companion planting list. Mm-hmm. And so then I think you'll begin to see sort of the pattern of how these things are put together and organized, okay. How they're arranged. Okay. Può anche parlarne oggi, vi fa vedere delle liste di piante che possono essere associate, i modelli appunto da seguire, come sistemarle. In particolare nello spazio e nel tempo. Sì. And how to rank them in space and succession. Right, absolutely. All right, so with that said, let's jump in. Okay, quindi detto questo, andiamo avanti. Okay, so I'm going to refer to the text, the designer's manual. And I wanted to at least provide a quick summary of the options that are available to us for being able to store and harvest water. Quindi partendo dai documenti presenti appunto nel manuale, vi vuole illustrare alcune delle opzioni che potete prendere in considerazione per il stoccaggio, per la raccolta dell'acqua. And we have a number of methods available to us to be able to hang on to water for extended periods of time. Ci sono tutta una serie di opzioni, di sistemi da tenere in considerazione per raccogliere e conservare l'acqua per un periodo di tempo abbastanza lungo. And just to give you the basic sort of list of options, we have for starters. Quindi per iniziare, per darvi un'idea generale, una lista di queste opzioni. We have soil storages. Abbiamo ad esempio lo stoccaggio di suolo, no, raccolta di suolo. We have come? Conservazione. Right. So water and soil, we have dams. Poi abbiamo le dams che and sono tanks. Vediamo. Tanks. Tanks sono i depositi. Like a cistern. Le dams sono tipo le dams, le dighe. Dighe e. Like tanks. Tank, sì, depositi, cisterna. Serbatoio, cisterna, sì. Like a container. Come like sì, dei container, ok. Right? Quindi cisterna. And then remember, a dam in this case is like a pond. E in questo caso una diga è. Or a reservoir. Quello un bacino come quello che abbiamo visto ieri. Un lago, right. Esatto. We have the swales. Poi abbiamo gli swale. Forse livellare. And remember the swales are for absorption. Che gli swale sono appunto per l'assorbimento. Absorption. And the tanks, the dams and the tanks, these are storages. Mentre le cisterne e le dighe sono per la raccolta, per la conservazione. To hold water. Per conservare l'acqua. Then there are diversion. Poi ci sono le diversion systems. I sistemi di deviazione. Meaning there are ways of being able to take water from one area and to slowly and in a controlled manner send it to another area. Quindi prendono l'acqua da una zona e sono in grado di farla convergere verso un altro punto, deviare verso un'altra zona. And then we have sort of conventional irrigation methods. E poi ci sono i metodi di irrigazione convenzionali, tradizionali. So for example, drip irrigation. Per esempio l'irrigazione a goccia. Or we also have things like sheet irrigation. Oppure l'irrigazione a sheet, vediamo come. A livellare, no, di scorrimento forse, non so. Meaning sheet irrigation is to send, you're able to actually take sort of like sheets of water, sort of, how can I describe this?
Ci sono uscite a un lenzuolo. Sort of like a layer of water over a spread area and send it over landscape. Ok, sei un... Quindi come si sappiamo il nome tecnico? No. Può essere per scorrimento. Irrigazione. È come quando c'hai un canale a livello superiore del terreno, apri il canale e lasci l'acqua del fluido se tutto è diverso, Ignazio, perché ci stanno. Ce ne sono diverse, no? E vanno così. Ce ne sono in flood irrigation. And we also have flood irrigation, where you sort of like flood pans. You have sunken areas that you're able to pump water into. You see this a lot in dry lands. Quindi, and I'll show pictures. Poi l'altro sistema di irrigazione si serve di, diciamo, bacini riempiti di acqua pompata con verso, diciamo, i campi. Quindi si usano delle pompe per prendere l'acqua da questi bacini. Però puoi fare a vedere. Delle risaie, per esempio. Maybe they use flood irrigation to grow rice, or no? Flood irrigation, you would, yeah, like water crops often are flooded. But also you'll see in many dry land settings where they pump water into shallow beds that are sort of sunken into the landscape to be able to contain water. Però a volte è un sistema che viene utilizzato anche nelle zone, diciamo, aride, dove utilizzano uno strato comunque sottile di terra nel quale viene fatta colare l'acqua. Yeah. So and it'll sink to the ground, be absorbed into the ground to grow a crop. Viene fatta quindi per colare l'acqua nella terra ed è in grado appunto di raccoglierla. Now I want to look at an example of how soil storages work. Quindi iniziamo dal primo. And I started to go through this yesterday. How in key line plowing or subsoiling is a way of being able to create storages of water in soil. Quindi, come aveva iniziato a dire ieri, il metodo del processo key line è in grado appunto di conservare l'acqua per farla entrare e, diciamo, penetrare nel sottosuolo. And this is done by what is called ripping. Ed like è kind of ripping. Chiamato ripping, strappo, tipo sotto strappo. So when I say ripping, I'll use a sex picture, right? So the ripping is done by dropping the blades. Quindi into the ground. Vengono le lame, perforano il suolo. And again, driving and the blades are able to create small cuts. E riescono appunto a creare delle fessure nel suolo. Into the surface of the soil profile to allow water and air. Ok, sulla superficie del profilo del suolo per far sì che entrino aria e acqua. To enter into the ground. E che appunto filtrino nel suolo. Because often landscapes have a problem being able to produce or grow things because the roots don't have anywhere to go. Perché a volte le piante appunto non riescono a crescere perché le radici non sanno dove andare nel suolo. Right, and whatever root systems may be in the ground, they don't have any access to, again, air, water or nutrients. Oppure anche se hanno trovato spazio le radici nel suolo, non hanno accesso né ad acqua né ad aria. So the ripping is done to allow it the ability to breathe and to get water and air again. Quindi questa tecnica è utile, serve proprio a far sì che le piante riescano ad avere accesso all'acqua e all'aria. So this method basically allows you to work this ripping at different depths. E questa tecnica consente di lavorare, di perforare a diverse profondità.
Right, so here, for example, this is at 6 centimeters. Per esempio, la prima corrisponde a 60 centimetri. That's at 12 centimeters. Ah, scusate, 6, 12. Right, this is at 18. È 18. Some of them can go up to 30. Alcune possono arrivare a perforare fino a 30. Right, so it's they can be quite actually, I'm sorry. It's not correct. No. 30 centimeters is quite large. You'll see the tines here. Actually, I'll give the no. dimensions in a moment. Forse 30 centimetri non è corretto. You may have them. Some of the tines are as big as about 30 inches. Ah, forse si tratta di 30 inches, cioè che è la misura americana, un inch. Più o meno. Che comunque non è poco. It's quite deep. È abbastanza profondo. Un inch è 2,540 centimetri. Il campo praticamente prima della semina non viene mai girato, tutto viene soltanto fatto questa cosa prima della semina. Before planting, the field is not to be tilled. Right. Well, this is, I think, one of the things to realize that this isn't like tilling. You're not turning. No, but before this technique is applied, do they have to till the soil? No. This is the first step. Yeah, because this is very different than tilling. Ovviamente yeah, questo. You're not turning. Non state girando around il suo. Yeah. Non viene mai fatta la segna e ogni anno, cioè, si vengono a ricalcare sempre le stesse posizioni, cioè sempre le stesse linee del disegno, cioè. Each year. Each year, do they mark the same rows using this technique? Each year, the markers are always the same ones. The lines marked are always the same ones. Each year. Yeah, you're not necessarily going in the same exact path, but you are following the contour. You're following the same shape, but not necessarily the same path. Ovviamente si seguono le stesse. Le forme, le stesse linee, però non segui lo stesso percorso ogni anno. But you're following the same shape, the same the contour. Segui le stesse linee, il contour, quello che dicevamo ieri, le linee di livello, sì. Right. And the point here is that this is again, this is very different than what happens when soil is tilled. This is a low soil disturbance method. Ovviamente non ha nulla a che vedere con il dissodamento della terra. È right. una tecnica che ha, diciamo, a basso impatto, sì, sulla terra. Right. So this is just something that you use to try to again break up the compaction. You just want to open things up a little bit. Perché vogliamo un po', vogliamo appunto creare dello spazio, rompere quella compattezza della terra. So for example, this picture was taken in July of 2011. Questa foto risale a luglio 2011. This is August. Invece questa risale ad agosto 2011. So again, this was something that was done to open up the surface of the soil to allow for air and water to enter. Quindi è stata una tecnica appunto utilizzata per aprire delle fessure nella parte superficiale del suolo per far sì che acqua e aria potessero entrare. And there was likely a fairly decent rain between July and August. E tra luglio e agosto c'è stata una precipitazione abbastanza importante, decente. That water was able to enter into the small cuts. E quindi l'acqua è riuscita ad entrare in queste piccole fessure. And then this was the result, the new growth. E questa crescita e ne è appunto il risultato. And also so another aspect of this that's critical to remember is this was done according to the actual contour, the shape of the landscape. È una cosa importante da ricordare che tutto questo lavoro è stato fatto seguendo le linee di livello che erano già presenti. Right, because water flows perpendicular. Perché l'acqua scorre in maniera perpendicolare. Right, to the contour of the landscape. Rispetto alla linea di livello del paesaggio. Right. Doesn't flow uphill. Ovviamente non va verso l'alto.
It flows at a right angle to the actual land, the actual shape of the landscape. Ma segue appunto in perpendicolare la linea di livello. So by putting in the feature on contour, you're able to stop the water and prevent it from flowing to either side. Ovviamente agendo in questo modo riusciamo a far sì che l'acqua segua quella linea e non vada, non si disperda nei lati. Right. It sits and soaks. E facciamo in modo tale da farla raccogliere, farla fermare e far penetrare nel suolo. Right. So the water is able to enter into the groove. Quindi l'acqua riesce appunto a entrare attraverso le piante, le erbe e penetrare nel suolo. Infiltration. Si tratta appunto di infiltrazione. Questa tecnica nelle nostre in Italia viene utilizzata da quelli che l'hanno scoperta in Veneto e Regione Emilia per evitare il ristagno. In Italy there are two regions in the north that use this technique in order to prevent the soil from the too ma- no from the sinking, the stagnation of water, the water to stay there, to hold there too much. Right. Oh, there's the the stall, like a stall. Clay soil. Oh, the clay soil. Yes, yeah. In order for the soil not to be too wet. So it can drain. In modo tale che il suolo può drenare. I'm curious. In that region, has the land mostly been cleared? In queste regioni hanno e sono terre comunque coltivate, sono state ripulite. Yes, they are the most fertile in Italy. It's the most fertile land. Yeah. But still, the problem is that the water tends to it gets too wet, it gets very boggy. Sì, il problema è che c'è troppa ristagna l'acqua, il suolo è troppo bagnato. Okay. What used to be there before it was used for agriculture? Prima dell'agricoltura, prima che utilizzassero l'agricoltura, che cosa c'era in queste terre? Was it forested? C'era una foresta? There was a swamp. Yeah. Okay. Thanks. Because oftentimes you can there are places that are converted to agricultural use that in doing so there are many problems in maintaining that use because that's not what it's intended for. In molti posti invece che vengono convertiti a suoli agricoli. Hanno dei problemi, ci sono dei problemi perché non era quella il fine e l'attitudine appunto del suolo, magari prima erano altro e il suolo non era nato, non aveva le caratteristiche per essere adibito a suolo agricolo. So for example, I use the example of the United States, I've mentioned the Dust Bowl, right? The Dust Bowl that happened, John Steinbeck, Great Depression. That land, before it was used for agriculture, that was land that very large herds used to migrate across. It's pasture. Mm-hmm. Vi ricordate l'esempio di cui vi ho parlato l'altro giorno degli Stati Uniti quando c'è stato tutto il problema dell'alluvione? In quella zona. The dust. Ah, ok. Sì, yeah, it's grassland. In quella terra. Prima di essere utilizzata a livello agricolo, era terra di pascolo. Like perennial grasses. Pascoli like perenni, sì. And what happened was, as the first sort of European settlers began to push westward, in order to make way for domesticated livestock and to make that land into farmland, they got rid of the herds. E quindi con l'arrivo degli europei, dei colonizzatori europei, che si spostavano sempre più ad est nella terra, hanno appunto
cercato di convertire quelle zone a livello agricolo per farle diventare fattorie, per coltivare. Well, first they got rid of a lot of the predators. And then the herds. Prima sì, sono arrivati, hanno cercato di eliminare tutti i predatori e poi hanno cercato di appunto cambiare l'uso della terra. So one of the very large herd animals we used to have in the US was the buffalo, the American bison. Uno degli animali che utilizzavano, animali da lavoro, erano i bufali. Big animal. Che sono degli animali molto molto grandi. Very very powerful. Molto potenti. Like when you see one, the ones that are left, it's like awe inspiring. You're like awe, like oh my god. Quando ne vedi uno, rimani colpito, ti spaventa. Yeah, they say that there may have been at one point upwards of 100 million of them. Ad un certo punto dicono che ce n'erano 100 milioni di questi bufali. And there are pictures where basically in the process of wiping them out, you see people standing on top of the skeletons of the buffaloes. The skeletons, when they would take the bones and they would crush it and make it into fertilizer. E poi una volta che li avevano uccisi, si vedono proprio diciamo i contadini, le persone si mettevano sulle scheletri, sulle ossa degli animali e che poi venivano ossa che venivano utilizzate e convertite in fertilizzanti. Right. So then what happened was in settling that land for agricultural use, then they were using it in a way that it wasn't intended. Quindi questo, che cosa è successo? Che questa terra l'hanno presa e l'hanno convertita in terra agricola, ma in realtà inizialmente non era adibita a questo, non aveva le caratteristiche per essere terra agricola. And then in the process of misusing that land, the Dust Bowl was the result. E quindi avendo utilizzato in maniera sbagliata questa terra, ne è risultato appunto il problema della polvere, questa tragedia. And you can see examples of that in many places where people have many problems trying to use land agriculturally because that's not what it was intended for. E questo è il problema ricorrente in molti casi, che la terra viene utilizzata per uno scopo per la quale non è il suo, diciamo, cioè a livello, right, lo scopo agricolo. So then you're spending time trying to manage a problem. Quindi così si deve passare del tempo a cercare di risolvere questo problema, di gestire questo problema. But just to bring it back to this discussion, the interesting thing about this technique is that oftentimes once the ground has been opened up again. La cosa interessante su questa tecnica è che spesso, una volta che abbiamo creato queste fessure, abbiamo aperto il suolo, you'll actually have growth without having to put seed in. Che succede? Che si manifesta della crescita senza aver piantato semi. But you can also use this technique along with seed as well. Però possiamo utilizzare questa tecnica insieme anche ai semi, piantando anche dei semi. You'll see the seed containers on the plows which drop seed as the cuts are made, as the rips are made. Quindi possiamo avere questa macchina mentre fa i buchi, le fessure nel suolo, rilascia e mette nel suolo dei piccoli contenitori con dei semi. Even when you have very heavy rain, because the water has somewhere to go, you minimize the runoff because it goes into these cuts. E in questo modo, anche quando abbiamo delle precipitazioni molto abbondanti, molto pesanti, facciamo in modo che l'acqua non si disperda, ma vada appunto nel suolo. So you maximize the amount of water that's held in place.
quindi andiamo a massimizzare la quantità di acqua che rimane conservata, stoccata nel suolo. And you minimize the possibility of there being any erosion. E andiamo a minimizzare la possibilità di eventuali erosioni. This is a good example of the principle we mentioned yesterday about small and simple solutions. Questo è un esempio che ci ricorda un po' quello di cui abbiamo parlato ieri, cioè di una soluzione piccola e semplice. Right, so instead of having a one big feature that collects all of the water, quindi invece di avere un elemento enorme che raccolga grandi quantità di acqua, you have lots of small features throughout the landscape, distributed throughout the landscape, that collect water. Abbiamo un sistema che, creando delle piccole fessure, riesce a raccogliere molta acqua. And it uses the water much more efficiently. E riesce a utilizzare l'acqua in maniera molto più efficace. Right. So you can see again the growth is improved because of the introduction of the water and the air. Quindi ovviamente grazie all'introduzione di acqua e l'aumento di acqua e di aria, la crescita aumenta. Okay, so this is another example of a project where they were removing brush from a property. Questo è un altro esempio in cui hanno rimosso dalla zona, dalla proprietà, gli arbusti. They're removing something called creosote. Creosote. Right. Creosote. Hanno rimosso quindi il creosoto. Sarebbe la resina utilizzata per impregnare il legname della ferrovia. Okay. Right, so this is the picture before the removal of the creosote. Questa è l'immagine prima di aver rimosso il creosoto. Creosoto? And this is the picture after. E questa è l'immagine di dopo, del dopo. Cioè, non ho capito, cioè, okay. Rimosso, è quello che si forma quando bruci la fuliggine della ciminiera. She's explaining ciminiera, what's creosote. La cosa cramosa che è quello lì. Okay. E viene utilizzata per impregnare le cose della ferrovia. Ma come How did it? How did it get creosote? How did it show how up? Did, yeah. It's probably through an animal. Forse attraverso un animale. I mean, for example, in the Southwest, mesquite or prosopis had been spread by way of one of the ways was by way of the mustangs, the wild horses. Prosopis? Yes, il prosopio, per esempio, quello di cui abbiamo parlato l'altro giorno, era arrivato nella zona sud-ovest. Like in the southwest United States? Negli Stati Uniti a sud-ovest. There are wild horses in, or there were. Probabilmente è stato trasportato in quella zona dal passaggio dei cavalli selvaggi. They would eat mesquite, the pods. Che mangiavano i bacelli, right, di questa pianta. You chew the pods. Masticavano i bacelli. And in chewing the pods, you scarify the seed. E una volta masticata, poi quando lo eliminavano. You break the seed coat. You eat the seed, and the seed becomes inoculated in the gut. Poi il seme veniva appunto ingerito, right, nel fegato, veniva eliminato. Drop the manure. Nell'etame. And Right. E poi l'etame veniva ovviamente utilizzato. When I was in, ci siamo persi un po' tra il passaggio del creosoto o arbusti. No, lui sta facendo un altro esempio. Lui dice può essere arrivato qui attraverso un animale. Sì, ma creosote is a substance, is a... Well, it's the bush. Ah no, è un arbusto. Creosote, the bush. È un arbusto. No, right. She was thinking about another thing. Perché, she thought it was... Creosote is the resin that is used for the railway. Oh, railway, okay. Well, no, they call creosote as a bush. No, in questo caso è un arbusto. This is a bush, they call ecco perché creosote. Non ci ritrovavamo. Creosote. creosote is the bush. Yeah. It didn't make sense because she was talking about another thing. Okay, that's it. She's like, I saw your face like... Yes. Yeah, but it's the same name.
Quindi sì, ha senso perché appunto questo creosoto, il creosoto è un arbusto. Ecco perché lui ha parlato anche dell'esempio dei cavalli che masticavano questa pianta, i semi, l'hanno trasportata, perché poi avendole ingerite, trasformata in eliminata attraverso il letame, veniva poi trasportata in questo modo. Ecco perché l'esempio era simile a questo. Okay, so you were asking why they wanted to remove it. Well, it's a ranch. They probably wanted this land for pasture, so they wanted like grass places to. Probabilmente hanno voluto rimuovere questi arbusti per trasformarlo in pasto. I'm not sure whether or not this is toxic, but it's definitely not preferable. Hanno voluto to grass. Hanno chiesto perché hanno rimosso questi arbusti, e la sua risposta è stata perché probabilmente volevano trasformare questa zona in una zona di pascolo. Then you were saying. Oh, okay, yeah. There was a question about whether or not it was toxic, and I said I'm not sure whether or not it's toxic, but it's definitely not preferable to having the pasture available for livestock. Quindi è stato chiesto se fosse stato rimosso perché era tossico, è un arbusto tossico, ma lui ha detto che probabilmente non era tossico, semplicemente non era adatto a quella zona con l'obiettivo di trasformarla in una zona di pascolo. Sì, era la stessa domanda che volevo fare io. It was the same question. It was the same question that she was meant to do. Oh, okay. So in being able to remove the creosote, they made space for the grasses. Quindi in questo modo, rimuovendo questo arbusto, hanno creato più spazio per le erbacee. And again, this was done by opening up the ground for water and air. E l'hanno fatto appunto aprendo, creando delle fessure nel suolo in modo tale da rendere più facile il passaggio dell'acqua nel suolo. Right, so that's a pretty big difference. It looks another place. It looked another place like, compared. Yeah, it's a completely different. To the first picture. Yeah. It's a completely different place. I think what's important though is to see. Sure, that is the same. It's the same thing. I have another picture. Actually, it's even better. Cioè, ha anche una foto dove si vede meglio, che comunque è lo stesso posto. It's a trick. Here's another one. Actually, this is even better because it's more wide open. Right? Questa è un'altra immagine che è ancora più chiara perché si vede estesa. If I remember correctly, because I know the I work with the guy who put this presentation together. I think he said this farm used to be used to grow cotton. To grow cotton? Cotton, like that makes. Okay, cotton. Oh, yeah. Okay. Lui ha lavorato con la persona che ha realizzato questo progetto, e se non ricorda male, questa terra veniva piantata la pianta del cotone. And in growing the cotton, the land had become very heavily degraded. E in questo modo la terra il suolo si era rovinato, degradato tantissimo. So the owner wanted to bring the land back into use. Quindi il proprietario terriero voleva migliorare e riportare il suolo alle sue condizioni, diciamo, migliori. Right, so this is again before the key line. Questo è sempre prima di aver utilizzato questa tecnica. Notice the, all right. Vedete il paesaggio? Right, so actually if you notice here, this is still the same, it's the same place, different part of the season. Vedete, questo è lo stesso posto in stagioni diverse. Right, they were able to bring back the grasses. Sono riusciti a far ricrescere tutte le piante, le graminacee. Okay, so then he had an analysis of how the land had changed. È stata realizzata un'analisi per valutare come era cambiata la terra, il suolo. Right, the pH of the soil had changed. Il pH del suolo era cambiato. Right. The salinity of the soil
had changed. La salinità del suolo era cambiata. In this case, it had, I guess the salinity was about almost 60%. La salinità era circa del 60%, che comunque right, è un dato abbastanza and rilevante. Basically was reduced to no longer being considered a salty. Mentre poi era stato ridotto and a era diventato un suolo quasi senza salinità ed era stata ridotta la compattezza del suolo. And then also he provides data for the infiltration of water, which was greatly improved as well. Ci sono anche dei dati che fanno riferimento all'infiltrazione del suolo, dell'acqua appunto, e sono dati molto interessanti. And in these settings, because again is this there's so much exposure and, to the sun, you do get very fast evaporation. Ovviamente in questa terra che è ad un'esposizione molto notevole, l'evaporazione è molto alta. Unless you're able to put water back into the ground and then be able to grow some vegetation to create cover. A meno che non si riesce a trovare il modo giusto, il sistema giusto per far sì che l'acqua rimanga nel suolo e in questo modo consenta la crescita delle piante. Okay, so okay, oh, here's the two, right? Vedete, è lo stesso posto. Okay. Hanno usato Photoshop. You said now it should be the same, right? Okay. So just simply being able to open up the ground again with lots of small cuts along contour is a very powerful tool. Quindi tutto questo è stato realizzato semplicemente con delle piccole fessure fatte nel suolo seguendo sempre le linee di livello della terra. Actually the double dig method. Poi abbiamo anche il metodo del double digging, doppio scavo, scavo doppio. I mean essentially it's the same idea, is that you're able to create more storage in water by conditioning soil. Più o meno è la stessa idea, cioè condizionando il suolo andiamo a creare una raccolta di acqua maggiore. Right, the digging breaks up the compaction and allows air and water. Quindi scavando il suolo andiamo a rompere la compattezza del suolo e quindi diamo più possibilità al suolo di mantenere l'acqua, di ricevere e mantenere l'acqua.